Pensavo di fare una foto tutti insieme, se avete voglia di venire qua, proveremo a Johnny ci filma, però. Grazie a Johnny Bello, un applauso! Volevo fare un ringraziamento a Eugenia Marcolli, Silvio Pezza, Sergio Di Siero, me medesima, Sara Pennacchi, e ringraziare le associazioni che hanno collaborato all'organizzazione di questo evento, quindi l'Associazione Estroversi, Compagnia Fiori Blu Elettrico rappresentata da Silvio e Eugenia, l'Associazione La Varese Nascosta rappresentata da Luigi Macco, il Comune di Gavirate e l'Assessorato alla Cultura nella persona di Enrico Brunella che chiamo qui con noi, che ci ha dato la possibilità di avere questa splendida sala. Volevo ringraziare anche l'assistente all'assessore Letizia Antonello, e il nostro tecnico Giulio Roli, Antonio Testa che ha collaborato con le luci e l'audio. E abbiamo pensato di ridurre veramente all'osso l'evento per dare voce a tutti gli artisti che hanno collaborato in questo decennio con Renzo attraverso connessioni, creazione di eventi e anche la creazione di questi video. Il video di stasera è stato montato da Matteo, il figlio di Renzo. Le immagini che avete visto sono state girate tutte da Renzo e poi il montaggio era di Matteo. Questo è l'ultimo video, ma se andate su YouTube e cliccate Renzo Carnio troverete tantissimi eventi che lui ha creato, eventi video intendo, per approfondire la poetica del territorio. Quindi ha fatto tantissimi eventi su Dino Azzalin, che è presente qui stasera e che ringrazio perché con la casa editrice NEM ha collaborato all'evento e chiamo qui tra di noi, chiedo scusa ma ho completamente dimenticato. Renzo e Dino hanno collaborato ampiamente nella creazione di eventi poetici e Renzo ha fatto anche tanti eventi sulla poetica di Dino. I testi che Sergio ha letto, in tutta sincerità, è un testo che è stato trovato nei suoi quaderni. Infatti qui trovati esposti i suoi quaderni dove lui scriveva tutte le sue poesie e numerava. E in mezzo a questi quaderni abbiamo trovato questo testo, in tutta sincerità, che ha letto Sergio, che ci è sembrato un po' un testamento che, guarda caso, poi si è davvero connesso a ciò che, diciamo, è accaduto. E, mentre il testo Non so chi fosse mio padre, è un testo che avevo scritto io per lui, in quanto non ho immaginato come lui poteva immaginare suo padre, visto che non lo aveva mai conosciuto. Dicevo, i video che potete trovare su YouTube sono video su poeti del territorio, tra cui Dino Azzalin, Fabio Scotto, Vincenzo Di Maro, Corrado Guerrazzi, Sara Pennacchio, Sergio Di Siero e tanti altri, Xania Benizzani, Paola Trincatornadò e tanti altri.
e poi anche dei video dei lavori proprio su figure poetiche importanti come Wisława Zimbowska, Silvia Plath, Antonia Pozzi, Alda Merini, eccetera. Non voglio dilungarmi perché mi piacerebbe invece sentire voi, quindi abbiamo pensato adesso di darvi voce e io, Eugenia, vi chiameremo al leggio, chi per leggere un suo testo, chi per fare un contributo artistico. Io inviterei Sergio Di Siero. Bene, bene. Cosa ho preparato per Renzo? Per Renzo proporrei un testo che è pubblicato da Living ed è... accompagnavo un libro di fotografie di Riccardo Ranza, mio amico fotografo. Un libro in bianco e nero e ho pensato a uno dei misteri come gli addì improrogabili. Spesso diciamo addio a delle persone che sappiamo di ritrovare. In realtà Renzo no, se non attraverso le poesie. E penso che questo pezzo che ho scritto vada benissimo per l'occasione. Il mistero del bianco e del nero, che ci accompagnano per tutta la vita, perché forse c'è una frase molto bella che mi piace ripetere. Il dono più grande che Dio ha fatto all'uomo è stato quello di non capire tutto. Ci accompagna Piazzolla e il violino è di Arabella Steinberger. Siamo viandanti, camminiamo nelle tenebre, ma sappiamo di luce e la cerchiamo. L'aniliamo come la barca in faro, cerchiamo la sua scia come la strada che nel ritorno ci porta verso casa. Neghiamo, vivendo, l'incognita di un mondo sconosciuto per paura della morte, del salto inevitabile nel buio. Ci inventiamo la luce del divino e distinguiamo i colori del bene dai colori del male. Così l'uomo cattivo è nero, mentre l'angelo inevitabilmente bianco. E ci piace, come l'arcobaleno di sette colori, ne fa uno soltanto. Ma è per paura che illuminiamo le città. Come se fosse giorno, giochiamo perfino con la luce, scriviamo con lei, fermiamo il fuggevole presente per dare scuse ai ricordi, la luce e il sogno a cui tendiamo per tenere lontane le paure, i brutti pensieri, gli incubi, dimenticando che dal buio veniamo, lo stesso in cui ritorneremo. La madre, la luce che ci dà donandoci la vita, unica somiglianza con gli esseri divini, è fatta di materia. La luce quindi non è soltanto intangibile essenza, la luce è ciò che sta dentro la materia, ciò che distingue la materia, è nell'uomo, è dentro, non è fuori. Pertanto non esistono esseri di sole luce fatti,
come non esiste solo la notte o solo il giorno, né solo il coraggio, né solo la paura, ma noi siamo viandanti presuntuosi, sicuri di tornare in un bagliore astratto dopo l'ultimo addio. Ma il sole che muore e noi con lui ci parla di notti da venire, di un ventre buio in cui ritorneremo, materno, sconosciuto. Adesso chiamerei i Poeti Canti, loro sono un duo che riescono in modo veramente molto creativo a creare un connubio tra la poesia e la musica, e con Renzo hanno fatto un lavoro molto bello su Silvia Plath e anche su Antonia Pozzi. Vogliamo ricordare Renzo con una breve poesia di Renzo Carnia recitata da Roberta, e poi con una poesia in canzone su un testo di Guido Aldani, che lo ricordiamo perché è stato un po' l'ultimo video che Renzo ci ha fatto al Teatro Indrao a Varese. E poi di te resteranno le più belle parole e la voce che me le ha raccontate. Resta sempre l'essenziale, se non è un sogno.
Grazie, grazie. Ciao Renzo. Siamo qui la cantante Denise Misseri, accompagnata dal chitarrista che ci presenterà lei stessa. Dario Parisi alla chitarra. Quando ho pensato a che cosa poter dedicare a Renzo, non ho avuto dubbi, ci ho pensato per 30 secondi. E la canzone che adesso eseguiremo si chiama My Funny Valentine, che parla di una persona divertente, un po' strana, simpatica e soprattutto una persona che vorremmo sempre che resti. Stay. Connessioni fra gli artisti, ecco, anche questo meraviglioso contributo e ci fa appunto ricordare quanto sia importante fare rete. Volevo chiamare qui con noi una bravissima poetessa e anche autrice teatrale, Adriana De Carvalho Masi. Di sonno che non arriva, di respiro affannoso,
di cuore inutile, di te, ammalata nel cuore, di voci della strada, di parole dettate ed affermare questa notte, da soffrire con te, con i tuoi occhi, con il tuo respiro e le tue paure. È una notte di domani, ti telefono, di labbra e di carne, notte già vista che non perdona e ti cancella. Ma queste cose non servono più a niente ormai. Sono molto stanco. E tu dimmi, cosa fai ora? Sei sempre felice. Una poesia che anche questo ho trovato per caso nei libri di Renzo, perché questa è eredità a casa, questo angolo tutto suo, e ho trovato questa poesia che ha scritto nell'agosto 2013, che si intitola È per Sara, ed è per me è stata una graditissima sorpresa, perché io non l'avevo mai letta prima. A piedi nudi, con addosso un po' di vento, nient'altro, a piedi nudi, abbracciata dal tuo mare, perché è il tuo mare, cammini, la tua spiaggia ti appartiene perché è la tua sabbia, la tua terra, a piedi nudi, e parli con il tuo cuore, perché è il tuo cuore, ormai fermo e arido da troppo tempo, del tempo dei tuoi sogni, a piedi nudi. Fino a rivedere i tuoi occhi, ridere di nuovo, che sorpresa, perché sono i tuoi occhi, a piedi nudi, fino a risentire il respiro di un nuovo amore, perché sarà il tuo amore, e finalmente riprendere la vita, perché la tua vita, a piedi nudi, così vorrei, così io ti vedo, a piedi nudi. Chris Wood. Non so per quale motivo, ma le volte che Renzo mi telefonava mi parlava in francese. Allora mi è venuta in mente una canzone che ho scritto per un'occasione e ve lo presento con emozione. La vie, l'eau fraîche et douce, l'eau de la colline, pour mouiller la langue et adoucir la vie. Valeria Ferrario. Hanno legato le tue mani, bruciato i tuoi capelli. Non ti sento più. Non mi inganni più. Vedo la sete nel tuo cercato amore. Dio mio, toccami, parlami, portami a volare come la notte, il giorno e la luna, come le labbra giuste, sfinite, aperte. Sfiorami appena,
Guardami, ascoltami, rubami, perdonami, aprimi, cancellami. Non confondermi, se mi perdo è cuore incerto, fragile. Separa, se può, la vita dei papaveri rossi dal raccolto del grano, i sogni dalle cose. E ti verrò a cercare. Sarai con un nuovo trucco ad aspettare le mie dita. Ma fammi morire dentro i tuoi occhi prima che non sia vero. Vincenzo Di Maro. Per me Renzo era un candido burbero. C'è qualche cosa che ci lega, sono poche parole dette poco prima del suo esito e non credo ancora oggi di averle meritate. Però c'è un altro candido burbero che in qualche modo ha, per così dire, subito il peccato della storia ed è Isra Pound, che lega anche il suo destino al Veneto e che Renzo mi ha sempre ricordato per questi pochi versi del canto 81 dei Canti Pisani che adesso vi leggo. Quello che veramente ami rimane, il resto è scorie. Quello che veramente ami non ti sarà strappato. Quello che veramente ami è la tua vera eredità. Il mondo a chi appartiene? A me, a loro o a nessuno? Prima venne il visibile, quindi il palpabile, Elisio, sebbene fosse nelle dimore d'inferno. Quello che veramente ami è la tua vera eredità. La formica è un centauro nel suo mondo di draghi. Strappa da te la vanità, non fu l'uomo a creare il coraggio, o l'ordine, o la grazia. Strappa da te la vanità, ti dico, strappala. Impara dal mondo verde quale sia il tuo luogo nella misura dell'invenzione o nella vera abilità dell'artefice. Strappa da te la vanità, Paquin, strappala. Il casco verde ha vinto la tua eleganza. Dominati e gli altri ti sopporteranno. Strappa da te la vanità. Sei un cane bastonato sotto la grandine, una pica rigonfia in uno spasmo di sole, metà nero, metà bianco, né distingui un'ala da una coda. Strappa da te la vanità. Come son meschini i tuoi rancori, nutriti di falsità. Strappa da te la vanità. Avido di distruggere, avaro di canietà, strappa da te la vanità, ti dico strappala. Ma avere fatto in luogo di non avere fatto, questa non è vanità. Avere con discrezione bussato perché un blond aprisse, aver raccolto dal vento una tradizione viva o da un bell'occhio antico la fiamma inviolata, questa non è vanità. Qui l'errore è in ciò che non si è fatto, nella diffidenza che fece esitare. Rita Clivio. Ciao Renzo. Lo so che sei qui e lo so che ci ascolti. Tu avevi la pazienza dell'ascolto e il piacere dell'ascolto e io ti ringrazio per tutto il tempo che ci hai dato. Nelle notti come queste la luna si ferma, le parole dette, i sogni cercati, i nostri pensieri non si muovono più. Occhi aridi,
mancano le emozioni, se mancano le lacrime. La direzione del mio cuore è al centro del bene, è tutto ciò che ho di vita ora. Basterà per domani e per il tempo che rimane, ma si è fermata la luna e il suo movimento. Sarò muto, nessuna parola, nessun gesto, nulla rimane in fondo al cuore. Se in fondo al cuore non c'è niente, si è fermata la luna e il suo tempo. Si è fermata la luna e il mio cuore. Nicola Tosi. Avere un brutto carattere ti fa risparmiare tanto tempo. Lasci fuori dalla tua vita tutto quello che non serve. I titolari della squadra li sceglie il mister, anche se è il tuo scatto sulla fascia che ti ha portato fino a lì. I membri della compagnia li trova il regista, che si sa da tempo è innamorato dell'attrice giovane. I colleghi di lavoro ti capitano e ti tocca sopportarli, perché bisogna portare a casa il pane. In politica a scegliere sono le idee, ma molto di più per alcuni è il portafoglio. La moglie te la dovrebbe portare Cupido, anche se la maggior parte delle volte è soltanto il caso. Ma gli amici, quelli veri, te li scegli da te. Anzi, ci si sceglie a vicenda. E così, caro Renzo, mi viene spesso da pensare che tu e io, in fondo, abbiamo risparmiato tanto tempo. Viviana Faschi. CRM, Comunità Riabilitativa Media Assistenza, ex CRT, Centro Residenziale Territoriale, ex Manicomio di Varese, via Ottorino Rossi. Lì ci incontravamo io e Renzo quando mi chiese di trascrivere su un file Word il suo taccuino di poesie in vista del venire alla luce della raccolta a cui stasera abbiamo dato voce. Io stavo facendo il dottorato presso il padiglione Antonini, padiglione che un tempo ospitava le matte agitate. Lui si recava al CRT per fare visita a un amico che lì risiedeva in quanto psicotico. Questo anche era Renzo, qualcuno capace di farsi amico indistintamente il poeta e il matto, l'integrato della società e il suo resto. A entrambi regalava presenza e ascolto, per entrambi c'era. Credo che questa capacità di trattare le persone senza distinzioni eppure con mille peculiarità sia ciò che più manca. Paola Pezza. Spaccalo questo cielo, dimentica quel sogno. Odiami, strappali i miei occhi, schiaccia questo cuore. Continua tu, io vado a vivere e staccare ogni giorno che rimane. Marita Viola e Ermanno Librasi. Thank you.
Quasi ogni giorno passo da mia madre per sentire la sua voce. Non so pregare, allora le parlo, le racconto di me, di come va. Se mi può stare vicino in questo tempo di inganni, di emozioni, di incontri al confine del cielo. Ma è un monologo il mio. Non ho risposte, non c'è voce, spirito, anima, nulla. E allora mi invento le risposte che vorrei tanto sentire. Mi commuovo lo stesso. Forse è così che deve essere, o è il mio limite. Poi me ne vado. E quando è stagione, appena fuori c'è un alberello di more. Ne prendo qualcuna e sto bene. Ornella. Io ti nomino, ti perdono, lo farò perché è da te la mia vita, è di te l'assenza nel mio nome. Sarai felice, io con te. Sono tornato a casa, ti riconosco. Enrico Brunella. Renzo e in viaggio. Un grande viaggio. La prosecuzione del viaggio. E ho pensato di portare qui la canzone del viaggio di un altro grande viaggiatore che è Herman Hesse. Sole, illuminami nel profondo del cuore. Vento, portami via ansie e travagli. Non conosco delizia più profonda sulla terra che essere in cammino verso lontani orizzonti. Seguo nel mio percorso la pianura. Il sole deve bruciarmi, il mare rinfrescarmi. Per vibrare con la vita della nostra terra, schiudo gioiosamente tutti i sensi. E così, ogni giorno nuovo deve rivelare nuovi amici, nuovi fratelli, finché io potrò esaltare tutte le forze, essere ospite e amico di tutti gli astri. Elena Vicentini. Lascio i tuoi sogni, lascio il tuo cuore, lascio le tue paure e lascio che ti scordino, come vuoi tu. Lascio i tuoi occhi, lascio il tuo profumo, lascio i tuoi temporali e lascio la tua mente, come vuoi tu. Ma guardami se puoi, in fondo, oltre gli occhi, dentro le pupille, attraversami, usa il tuo dolore, fai presto, troverai pazzie fuori uso, giorni scaduti, troverai un'anima, un'altra. Tania Bellinzani. Vorrei dire un sacco di cose, però con Renzo era
Era luce, tutto, momenti di gioia, di divertimento, un'amicizia pura. È una storia già vissuta, lo so. Ha cambiato il profumo, la tua voce, il respiro e quel dolcissimo sapore. Tu. Erano giornate d'amore, quando l'amore cambiava la direzione del vento. Oggi, giorni vuoti. Il tempo è niente, scivola via. Le cose non succedono più. È finito tutto ormai. Analisi pietosa. Non basta più sapere delle tue notti, spaccare il vento tra le parole che mi dici, affondare nel centro del tuo cuore. Siamo diventati niente. Questa non è una poesia. Ti sto parlando davvero. Dimmi, tu stai bene? Sei felice? Vorrei sentirti felice, finalmente, comunque. Valentin Mufila. Dirvi tante cose, ma non c'è tempo. Solo che quando sono arrivato nel 2010 ho conosciuto Renzo nel 2014 e lui amava tanto quando gli parlavo dell'Africa e le mie canzoni. Solo che un giorno mi ha detto: preparati perché dobbiamo andare da qualche parte, e andiamo lì. E avevano cucinato della polenta con la trippa. E lui sapeva, perché gli avevo parlato del fufu, che è una polenta congolese che tutti i congolesi adorano e mangiano pure con la trippa. Quindi mi ha fatto questa sorpresa e non me lo dimenticherò mai. Seconda cosa, Denise Misseri, la mia amica che è qui. Sì, sono io che le ho fatto incontrare Renzo, no? Quando si sono incontrati, lei gli fa: sono un artista, una cantante, ho fatto dei video. Ah sì, ma mostrameli. E lei gli mostra i video, ma prima di mostrarli gli chiede: chi te l'ha fatta? Cioè, lei dice: un carnio. Che carnio? E poi guarda i video proprio con un'aria, quindi non aveva capito che era suo figlio Matteo Carnio che aveva fatto i video di Denise, per cui Renzo era fantastico. E per lui farò Belle Saison, che è un pezzo che lui adorava, un pezzo mio. Poi ti farò la prossima volta pezzi nuovi, giurato. Africa viendra la baisse.
Ricordare, dormire, sognare, il sarà caffè nero, biglietti, prego, prossima fermata, Verona. Milano lontana, cara Milano, quanto tempo non so perché, non ci vedevamo più, ti sentivo ancora, sì, nelle emozioni che mi scrivevi, questo stato di noi, questo andare avanti, unica possibilità per non perderti. Sei altra cosa, nulla da aggiungere. Il cuore fa quello che può, eri necessaria come l'aria che ci respirava e ci lasciava ad ogni istante, e ritornava poi per un altro respiro ed un altro ancora. Silvana. Io, Arezzo, ho dedicato questo ritratto e ho pensato, mi piaceva molto la natura, avevo preso il verde, poi ho fatto con una R di Renzo, fatto con la pellicola, che mi chiamava fare i filmati, e era stato entusiasta e niente, questo è quello. Questa è la mia dedica che ho fatto un anno prima della sua scomparsa. E lui mi diede, mi regalò il suo libricino di poesia. Se troverò il coraggio e passerai ancora fra i fiori del mio balcone, nelle sere di questa amata estate, ti chiederò di parlarmi del tuo segreto, ti chiederò di accarezzare le guance di pesca, ti chiederò di aiutarmi a sognare, ti chiederò infine di non spogliarti per me, ma il tuo cuore tutti i giorni. Avrete capito che quello che state vedendo sono le foto dei quaderni di Renzo, che erano perfetti, precisi, ordinatissimi, con questo segno grafico nero in fondo. E io quando li ho visti sono rimasta veramente a bocca aperta, perché sono speciali. Scusate, questo è già andato. Eccoci qua. Dino Azzalin, che ci ha permesso di stare dentro in 3 minuti. Vai, Dino! Mia madre dava sempre un compito di portare a casa la mostarda, quella con dentro la senape, quella che brucia il prato e fa, però disinfetta. E allora andavamo in questa latteria dove c'era questa signora anziana che ci guardava, perché poi c'era anche una signorina molto giovane.
che manovrava i salumi, i formaggi, e noi compravamo. In realtà notavamo, compravamo dentro magari anche un'ora, perché poi arrivava la gente, no? E la gente parlava in dialetto. E questo dialetto, che era familiare sia a me che a lui, ci riempiva il cuore. Poi, ovviamente, tutte queste cose le portavamo a casa, rendeva felice mia mamma, andavamo a casa e preparavamo a mangiare, così. Mia moglie, di cui lui era profondamente innamorato, mi ha detto, guarda, quando muoio io lo sposi tu, però, come so, perché nel Veneto si usava così, no? Quindi, però quelle cose sono andate diversamente, allora io leggerò in onore a Renzo le due poesie del libro che sono in Veneto, perché insomma è la mia lingua madre, diceva Zanzotto, diceva sempre che senza i dialetti nessuna lingua sarebbe mai nata, né a Città del Capo né il Circolo Polare Artico. Guarda come sono un ciabà, versi oggi, non fa finta a noi imbrogliarte, tega essa pisceta col tuo cuore, dighe a verità, no busie, niente sogni e neanche fantasie. Non vi sei più tempo, prova Nazar. Non vi sei più tempo, sto momento non ha più profumo, non ti senti. Ah, Nazar, non serve niente altro. Nazar, Nazar. Per capire se il che sei l'amor, che se ancora sto anno e sarese e gli era grosse e dolci, ma per Iosei e per il ben che non gavo e se mansie tutte. Da Butel ti piaceva fare barchette, l'abbiamo sentito prima, e barchette di carta, oh, così piccole che ti stava su una mano sola. Dopo ti piaceva mettere dentro nell'acqua, nello stagno, nel laghetto, dove ti capitava, insomma, e te le guardavi la ferme anche se col ventesel e se girava, e se girava come una trottoeta. Ma, e stava sempre là vicino di te, quasi che te che parlavi ai tuoi parchette, te stavi là, sentà a guardarle finché fazia scuro e veniva sera. Pensa, se non che sta, se non fosse sta che il stagno e te che avessi dovuto andare su un canale a far il tuo sughetto, te che avessi perso tutte le tue barchette per colpa della corrente, fate furbo, non fidarti dell'acqua mossa, disse a me nonna. Questo barchette te che avessi dovuto perdere tutte per forza, perché qua corrente e scampa via tutte per sempre. Tradotto, quando cambiano le cose magiche perderai ogni bellezza. Grazie Renzo. Eugenia Marcolli. È chiaro che Renzo ha creato tante connessioni, le abbiamo detto tante volte questa sera, e ci sono delle persone qui che si conoscono perché sono state messe in relazione da lui. Per me è stato così, conosco tanti di voi grazie a Renzo. E oggi mentre pensavo a lui mi venivano in mente delle metafore, perché lui prendeva le persone, le metteva sul terreno giusto e poi succedevano delle cose.
delle metafore. La prima volta però che l'ho incontrato, non ho parlato con lui per metafore. È andata così. Eravamo a pranzo da Chris Wood, che è qui con noi questa sera. C'era Chris, Anila, Gaetano Blaiotta, che questa sera avrebbe voluto essere qui, Maria Elena Danelli, mia sorella, e poi questo tizio con i baffoni bianchi mai visto, che ha fatto tutto il tempo seduto a tavola con la sua telecamera di fianco. A un certo punto Gaetano fa un gesto bellissimo, regala a ognuno di noi una poesia. Ne aveva portate esattamente tante quante eravamo lì seduti intorno a quella tavola. E a me capita una poesia pazzesca. Regala questo libricino che si chiama La musica che non c'è, e in quel momento della mia vita, stiamo parlando di 12 anni fa, io avevo una musica assente nella mia esistenza, per cui questa poesia mi ha aperto in due. Ognuno di noi ha dovuto leggere questa poesia per rendere omaggio a Gaetano e perché era bello condividere, e quando ho iniziato a leggere la mia, le prime parole, poi ho iniziato a piangere. Leggevo e piangevo, avevo veramente la maschera delle lacrime. E c'è questo tizio che mi guarda e mi dice: bene, adesso la rileggi che ti filmo. E i canali lacrimali hanno riassorbito le lacrime, mi sono girata e gli ho detto: fuori di metafora. Ma tu sei veramente stronzo. Ed è nata un'amicizia. La musica che non c'è. Dedicata anche a Gae. Ho aspettato la sera e il fuoco del camino per vederci. Nella stanchezza e nel dolore passano ricordi come brividi, come lame sottili, i silenzi e il crepitio diventano la musica che non c'è. Non oso guardare oltre la porta, la sera si consuma di malinconia. Penso e sogno ad occhi aperti, do più forza alle immagini, pensando alla lingua di mio padre, tutto prende forma. Tante cose mi sono diventate strane, le ombre della sera si ramificano in giardino e per un solo attimo vengono illuminate da stelle scherzose, si prendono gioco delle miserie degli uomini e nel calvario del tempo i gatti spostano i pensieri nell'altrove del cielo. Alexandra Bacchetta, che adesso è in Francia, mi ha dato il compito di leggere una cosa che ha scritto per Renzo. Poca pasta e un po' più di sugo, così esordivi sedendoti a tavola durante le nostre innumerevoli cene inebriate dall'ebbrezza di nuovi progetti. Eri coerente in ogni aspetto della vita, alla ricerca del poco, seppur vero. Occhi vividi, spesso lucidi, bagnati di emozioni per quel sentimento così grande che ti abitava e che non riuscivi a contenere. Caricature che sapevi coccolare e difendere. Esserti amica era sentirti al sicuro. Ogni giorno, quando penso a te, guardo il mio giardino, dove batte sempre il sole, e sorrido. Grazie, Renzo. Valentina Vannetti. Sì, eccoti, anima sperduta, sola, triste, curiosa, occhi sofferti, è contatto inevitabile, quasi giusto, sintonia dolcissima, pioggia amata dalle crepe, della zolla arida dimenticata e morta al vivere. Che fortuna trovare il sole indifeso tra le stelle della notte. Grazie, Renzo.
Vorrei chiamare Mari Guglielmini, che è qui, e che con suo marito Michel Frequen e me, Nicola, e Raffo c'era. Abbiamo fatto un evento che è cascato, non so, c'era la locandina, che si chiamava In the Garda von Bingen, e lì ho incontrato Nicola Tosi, che tra l'altro l'ho incontrato lì e ho pensato, Dio mio, ma questo è insopportabile. E poi abbiamo creato una compagnia bellissima. Mari Guglielmini. Caro Renzo, quante belle parole ho sentito questa sera, quanti bellissimi ricordi. Magari noi abbiamo un po' meno di questi ricordi, magari diversi. Tu eri grande amico, ci stimavi tanto, avevi grande stima di noi. Sempre quando avevamo qualche concerto mettevi sempre le nostre locandine perché volevi che condividere con gli altri la bellezza della musica. Questa sera ti voglio dire grazie per tutto quello che hai fatto per noi, veramente con tanta emozione e commozione, e vorrei dedicarti una canzone georgiana, che io vengo dalla Georgia. Per Renzo sempre apprezzava la mia voce, mi ha sempre detto, Mari, tu sei magica. E vorrei proprio dedicare questa canzone a cappella, così, con grande gratitudine, che parla delle memorie, memorie che vento porta. Well, twis rotsa daberaus kari danis untebisas gai pensa pra verhuis potulta tetri lashkari Ashri aldeba ushore zhabarat zhabariki matrops damhi blas tveli ruinis mit ugon odm zhabras sadrats da gargu Варц да гвирилас, Мого небе беши, Вичерта набрат, Верху испотолта, Тетри лашкари, Ашри алдеба, Ушоре згаба, Хабарики, матропс там хиблас, Цвели хуйни смит, Угонотом запрас, Садхац так аргул, Варц так уверилас, Мого небе пши, Вечерта набрас. Верху испотолта тетри лашкари, Ашри алдеба ушоре забрат. Grazie, Renzo. Io stavo pensando a questo venendo qua, che Renzo è stato
noi commemoriamo Lorenzo e lui è stata la nostra memoria, perché ha tutta una serie di immagini che col tempo daranno la dimensione della sua opera. Però io vorrei proporre una cosa: per onorare ancora più la sua memoria, tutte queste belle energie che ci sono qua stasera, dovremmo iniziare a riflettere come cominciare a fare sentire la nostra voce per costruire la pace. Perché l'arte, qualcuno mi aveva tanto tempo fa in Senegal, vedete, l'arte, se non porta all'arte di vivere, l'arte non serve a niente. Allora, adesso dedicherò una piccola canzone ispirata da Chris, no? La farò in francese e si chiama Au clair de la lune, mon ami Renzo, prête-moi ta plume pour écrire un mot, ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu. Ouvre-moi ta porte pour l'amour de Dieu. Paola Trinca, Tornador. Il mio ricordo di Renzo Carnio è legato indissolubilmente alle fornaci di Cunardo. Lì lo conobbi durante un evento artistico e vi girava alcune scene del mio video di poesia Ho cercato il paradiso sulla terra. Lì con lui trascorsi una delle più belle e divertenti giornate della mia vita. Voglio dirgli grazie per questo. Renzo è stato un filmmaker eccezionale. Il suo video, come d'altronde tutti i suoi lavori e anche quello che abbiamo visto stasera, è emozionante, è ricco di suggestioni, è intenso. Le immagini accostate ai miei testi sublimano le parole e gli accostamenti musicali scelti da Renzo insieme al figlio sono veramente azzeccati. Quel giorno di settembre ci divertimmo entrambi come bambini. Giocammo, ridemmo, mangiammo panini e bevemmo vino rosso seduti sull'erba in compagnia dell'amico Giorgio Robustelli. Fu un momento di grande spontaneità e condivisione, una pausa dalle riprese che nessuno di noi tre potrà mai dimenticare. Ti ricordi, Renzo? So che stai sorridendo. E ora, restando in un'atmosfera bucolica, leggerò una sua poesia. Qui il tempo è finito. Ogni racconto, ogni emozione, ogni fatica le hai scritte nel tuo libro. Saranno con te domani, dalla finestra della tua casa, sopra il tuo campo contadino che profuma di campagna. Potrai vedere ogni sera di luna, in ogni angolo di cielo, il mio cuore. Controlla che tutto vada per il meglio. Di lui mi fido, sai. Ti conosce molto bene. Grazie. Ernesto Marcolli. Questi giorni sono duri, strappati a domani. Sono arrivati senza sole. È un respiro lento, nessun brandello di vita, nessun sorriso. È ferita scavata in questo gelo, scorrono carcasse di amore. Occhi, sogni e la tua voce. Grido pietoso nel rumore del mio giardino, senza colori, senza il canto di nessun silenzio. Carla Vergani. Io ho scelto, per onorare Renzo, ho scelto di leggere una breve poesia di Dino Campana. Perché? Grazie a un'idea di Renzo,
ho potuto apprezzare nel loro spettacolo teatrale la recitazione di Eugenia nel ruolo di Sibilla Lerano sulla storia d'amore con il poeta di Marradi, Via Mai di Dino Campana. Grazie Renzo. Via Mai nella città, dove per sole strade si posa il passo illanguidito, dove una pace tenera che piove la sera, il cuore non sazio e non pentito, volge a un'ambigua primavera, in viole lontane, sopra il cielo impallidito. Grazie. Well, come on. Wonderful, wonderful.